Verso il nuovo codice di deontologia medica, questa è la tavola rotonda che si è tenuta all'Auditorium Petruzzi di Pescara. L'organizzazione è affidata a Maria Assunta Ceccagnoli, presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pescara. L'umanizzazione, la cura non solo della malattia, ma della persona, del paziente, come scriveva Ippocrate nel V secolo a.C. Un insegnamento ancora attuale. Allora, intanto voglio anticipare che l'Ordine dei Medici di Pescara è molto attivo, molto attento all'aspetto culturale dei propri iscritti. E uno dei compiti importanti dell'Ordine è quello di presentare, di far conoscere, tra le altre cose, anche il codice di deontologia medica. Il codice di deontologia medica attualmente vigente è un codice del 2014 che è in via di revisione. Il codice, che cos'è il codice? Il codice è un corpus di regole, è costituito da 18 titoli, 78 articoli. In questi ora 18 titoli, 78 articoli, in pratica vengono riportate le regole che i medici si sono autodati per rappresentare il comportamento nei confronti del paziente, il comportamento che il medico, il professionista deve tenere nei confronti dei colleghi, delle autorità, della collettività. Il codice deontologico amplifica tutti i contenuti del giuramento di Ippocrate, tiene a sottolineare la dottoressa Ceccagnoli. Perché ora è stato necessario affrontare in tanti articoli la deontologia? È stato necessario perché la società evolve, quindi le regole di autodeterminazione debbono necessariamente cambiare.